Ciao a tutti ragazzi, io sono Megadome 91 e benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostrerò come montare in modo corretto un tataki alla lenza madre. Proprio per la pesca con il tataki si utilizza un nodo molto particolare che è il cosiddetto nodo dropper loop, che vi mostro subito come si realizza. Allora, per prima cosa prendiamo un piccolo spezzone di fluorocarbon dello 0,26 e inseriamolo all'interno del nostro tataki. Ecco, in questo modo qui. Una volta inserito, sostanzialmente, andremo a creare una piccola asola, come questa. A questo punto, una volta creata questa asola, inseriremo il capo morto della lenza madre all'interno dell'asola 3 volte. 1, 2 e 3. A questo punto dovremo inserire il nostro artificiale all'interno dell'asola precedentemente creata, in questo modo qui. Dopodiché andremo lentamente a serrare il nodo, così, a forma di farfallina. E il dropper loop risulta essere perfettamente realizzato. Questa è una montatura molto efficace per la pesca al calamaro dalla barca. E poi, diciamo, all'interno di uno stesso spezzone di fluorocarbon nella lenza madre si montano 3 tataki. E alla fine si mette una zavorra che può pesare dai 100 ai 150 grammi o meno se si tratta di profondità meno importanti. In genere si pesca dai 50 fino al massimo ai 60 metri. Spero che questo video vi sia risultato utile e vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre in compagnia dei nostri amati artificiali. Ciao ragazzi!